Ciao, siamo qua pronti. Dieci minuti si parla. Ciao a tutti, bocca al lupo a me. Con Arias Cuervo. Partono dunque 10 minuti dopo alle 7:20 da Selva di Val Gardena anche i ragazzi che dovranno affrontare 86 km per 4.500 maglia di campionessa europea che sta sfoggiando. Favorita anche lei oggi ovviamente, perché tra l'altro molto modesta, mentre ieri Leila Niemcevic the best, no? Sono la migliore, vinco, diciamo che non si è nascosta, mentre Adelaide Morat ha tenuto un profilo molto più basso davanti a Deborah Piana. Lo scorso anno ovviamente 4:06:07, mentre scorre il percorso dei ragazzi, i 86 km, 4.500 metri di dislivello, terza Elena Gaddoni, 4:06:41. Ecco il percorso, e adesso sta per arrivare tipo la zona Pordoi. Questo è un punto dove si ritroveranno i primi dei maschi con i primi delle donne, perché è disegnato in modo tale che arrivano lì, solo che poi i maschi dovranno fare un'ora e mezza per arrivare all'arrivo, invece le donne ne faranno meno di un'ora. Eccolo qui allora il tracciato, davvero duro, durissimo, in uno scenario però che è assolutamente spettacolare, anche se gli atleti di punta poco tempo avranno per guardarsi intorno. Tra gli atleti di punta non potevamo che intervistare anche il grande Vincenzo Nibali, che è arrivato qui per affrontare, per mettersi alla prova nella sua prima Hero. Molto dura, non dura. Non c'è una salita pedalabile. Il fondo completamente sconnesso, poi pendenze. Infatti, oltre al problema che oltre delle pendenze decisamente elevate, anche il fondo è tutto comunque pietroni, ghiaia, sconnesso, la ruota dietro sempre lì che ti va a destra e a sinistra. È impegnativo. E penso che sono caduto una volta oggi, non ero neanche in bici. Sull'ornella sono caduto, stavo spingendo la bici a piedi, ho messo il piede di spinta su un sasso mobile. Appena spingo il piede mi è partita la pietra da sotto il piede, boh, mi sono ribaltato per terra. No, sono caduto in bici per 86 km, faccio un pezzo a piedi, ma sono proprio volato a gambe all'aria. Ciao, c'ho fame, sono stanco, ho male al culo, però sono un eroe.